Siamo rimasti uno contro uno. Io gli vado addosso subito, così la facciamo finita, perché questo mi può uccidere. E infatti mi ha ucciso, lo sapevo. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico episodio di Brawl Stars. Oggi ci troviamo in questo nuovo fantastico episodio. C'è la sopravvivenza con i meteoriti, e quindi oggi andremo a giocare un po' con Pam, che è tanto tempo che non gioco questo personaggio epico, fantastico. Non vedo l'ora di farmi un paio di sopravvivenze veramente divertenti. Oggi apriremo tipo 5 casse, abbiamo una super cassa, abbiamo 4 casse normali, e la nostra percentuale di trovare il leggendario è aumentata. Sono andato a vederla 2 secondi fa ed è aumentata di un pochino, infatti adesso è diventata 0,0576. Infatti non è salita dallo 0,06, però è aumentata la sua percentuale, quindi abbiamo una piccola percentuale in più di trovare qualche brawler leggendario. E quindi oggi apriremo un paio di casse. Avete visto che c'è un'offerta di 160 punti di energia per 29 gemme, però non credo che andrò a shopparla. E c'è un'altra offerta. Il gioco a quanto pare mi sta trollando, perché guardate, c'è una mega cassa per 60 gemme e io ho bisogno di nuovo di 3 gemme per poterla shoppare. A quanto pare il gioco mi sta continuando a trollare, però ho deciso che per adesso raccoglierò un bel po' di gemme per cercare di aspettare veramente un'offerta fantastica. Lo sapete, questa serie continua con il vostro supporto. Appena raggiungiamo i 3000 mi piace, carico un altro bellissimo episodio e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, che in questa serie non stiamo shoppando proprio niente, neanche un euro. E infatti tutti i brawlers che avete visto li ho trovati tutti nei video, nelle casse gratuite, e quindi non vedo l'ora di trovare anche un bellissimo leggendario. Prima sopravvivenza, cerchiamo di farci una bella partita interessante, perché è tanto tempo che non gioco Pam, e quindi cominciamo subito a prenderci tantissimi power ups. Il centro, non so, ci andiamo subito, vediamo se ci riusciamo ad andarci subito, perché è bello aperto. Però qua ci sono 3 casse che posso prendermi senza aver problemi, e posso uccidere anche un brawler senza problemi. Sì, e posso farmi tantissimi power ups. Perfetto. E che cacchio, questo poccio vuole prenderle di santa ragione. E che cacchio, qua sto morendo. È meglio che tipo piazziamo la ulti per sicurezza. Uffa, ho perso un bel po' di tempo, potevo andarmene al centro, e questo qua mi ha fatto perdere tempo. Adesso sapete che faccio, lo seguo e non lo faccio scappare. Non me lo faccio scappare, così lo potevo uccidere. Fantastico. No, guardate qua, 2 casse che muoiono, si distruggono subito. Vediamo se abbiamo fortuna. No, sono spawnate dall'altra parte. Vediamo un po' se ce la faccio. Non ce la faccio. 175, oddio, non ci posso credere. Ho rischiato veramente tantissimo, io non pensavo di riuscirci, invece ce l'ho fatta. Che fortuna, ce l'ho fatta. E poi c'è questa principessa che sta prendendo un bel po' di danno gratuito, e quindi possiamo ucciderla. Perfetto. Quella principessa che cosa stava facendo? Sinceramente non l'ho capito. Comunque stiamo giocando alla grande in questa partita, e abbiamo 11 power ups. Abbiamo 11 power ups con la principessa. Sì, scusate, con Pam. Pazzesco. Piazzo la ulti subito, perché pensavo che questo nessuno mi venisse addosso e mi potesse uccidere. E invece no. Guarda che cosa vuole fare. Quel piccolino. Cosa vuole fare? Cerchiamo di stare attenti, che questo può ucciderci sicuramente. Che cosa vuole fare questo piccolo? Cosa vuole fare? Non poteva fare niente. La nostra primissima partita con Pam è andata veramente, veramente benissimo. Seconda sopravvivenza. Vediamo di farci un'altra fantastica partita interessante. Vediamo un po' se riusciamo a farci un'altra bella vittoria. Abbiamo tipo qua 2 casse che possiamo prenderci. Poi ce ne andiamo subito direttamente al centro, che voglio farmi un'altra bella partita con tante belle uccisioni. Mamma mia, ho rischiato veramente tantissimo nella precedente partita. Infatti stavo per morire nella tempesta, però non è successo. Allora, andiamo adesso subito a prenderci questa cassa. Anzi, andiamo a prenderci tutte le casse, poi kidnappiamo anche. Oh mio Dio, quelli si sono uccisi a vicenda. Non ci posso credere. Ci prendiamo tutti questi power ups per noi, fantastico. E poi ci avviciniamo a questo Colt, che guardalo, non è riuscito a prendersi il coso, il power up. Wow. Attenzione, piazziamoci qua dietro la ulti, perché questa principessa ci può uccidere. E scappiamo. Mamma mia, di nuovo 230 di vita. Non ci credo, è successo di nuovo. Di nuovo sono sopravvissuto con poca vita. Ma che cosa sta succedendo oggi in questo video? Sono veramente fortunatissimo. Attenzione, guarda. Oddio. Oh, guarda uno questo qua. Cosa vuole fare? Prendiamolo.
Prendiamolo, prendiamolo. Mamma mia, non ci posso credere. Ciao. No, che cosa è successo? Non ci credo, ho ucciso la principessa. No, lo sapevo che questo Dante ci avrebbe clinappato. Non ci credo. Sono riuscito ad uccidere la principessa, però stavo cercando di beccare Leon, ma la principessa si è messa in mezzo e si è fatta ammazzare. Che cacchio. Ma che sfortuna, sapevo che questo qua sarebbe tornato a clinapparmi con la ulti. Infatti era diventato invisibile e me l'aspettavo. Nuova sopravvivenza qui con Nita. Cerchiamo di farci una bella partita interessante, perché questo brawler è a livello 8 e non vedo l'ora di farlo arrivare a livello 9, perché questo brawler, quando arriverà a livello 9, potremo trovare la sua vita stellar nelle ceste. Quindi dobbiamo cercare di raccogliere anche 1250 monete. Infatti volevo, le ho spese, ce le avevo, ma le ho spese per altri brawlers. Questa volta cercherò di potenziare questo brawler, così cominciamo anche a trovare qualche abilità stellare. Almeno per adesso troveremo solo quella di Nita, poi cercheremo di potenziare anche gli altri nostri brawlers, così troveremo altre cose interessanti nelle casse. Allora, qua è tanto tempo che non gioco, non faccio delle partite serie con Nita, quindi dobbiamo stare attenti. Questa map è difficilissima da giocare, infatti sto perdendo tante partite oggi in questo episodio con questa mappa, ma perché faccio veramente fatica a giocare con questa mappa. Adesso qua c'è tipo una Penny che sta scappando. Noi ci prendiamo questa cassa e poi vediamo di aprirci altre casse o di clinappare qualcuno. Qua c'è tipo gente che possiamo clinappare, secondo me, non lo so. Quel Mortis faccio fatica a prenderlo, quindi vado direttamente al centro e uccido questo. Sì, abbiamo ucciso un brawler in 2 secondi grazie a Brock. E avviciniamoci anche a questo Colt e lo ammazziamo. Adesso questo vuole sicuramente usarmi la ulti addosso, perché sicuramente mi vuole uccidere. Quindi cerchiamo di ammazzarlo in 2 secondi. Piazzo già l'orso, perché così posso usarlo come scudo umano, come scudo animale, e possiamo fare qualche bella strage. Sapevo che questo Brock ci avrebbe attaccato, però non pensavo che avrebbe usato la ulti contro di noi. Perfetto, ha sprecato pure la ulti. Sto arrivando e sono veramente, veramente arrabbiato. Oh mio Dio, quel Mortis l'abbiamo shottato. E adesso il Brock non può fare niente perché era fregato ed stava senza ulti. Eccolo qui, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Fantastico, vediamo un po' di ucciderlo. È stato l'orso ad ucciderlo. Mamma mia, abbiamo fatto una partita perfetta con Nita. Infatti è veramente fortissima, perché ce l'abbiamo proprio al livello 8 e abbiamo raggiunto anche il livello 73 del nostro profilo. Ci facciamo l'ultima partita con Nita e poi finalmente ci apriamo le casse. Mamma mia, è veramente, veramente fortissima a livello 8 questa Nita. Non vedo l'ora di farla arrivare a livello 9 e sbloccare addirittura l'abilità stellare. Cioè, guardate però, il problema è che aprendo le casse mi rimangono sempre 6 punti di vita la cassa, e quindi devo sempre stare lì 2 secondi in più per fare ad attaccare, dare l'ultimo attacco alla cassa per riuscirmi a prendere qualche power up. Qua adesso stiamo attenti che c'è un Leon leggendario nei dintorni, eccolo dove si trova. Vediamo di aprirci subito queste belle casse e stiamo attenti, siamo molto molto attenti, che questo Leon ci ammazza in 2 secondi. Pazzesco, attenzione, speriamo che quei due si scontrino, così tipo posso clinappare. Vediamo, sì, è morto. Mamma mia, non posso prendermi però la cassa, i due power up. Vorrei prendermeli, però preferisco rimanere in vita e riuscire a farmi tipo quasi una vittoria. Wow, guardate qui, guardate questa. Oh mio Dio, che sfortuna, potevamo ucciderla perché stava a pochissimi punti di vita. Che sfortuna. Allora, vediamo un po' di attaccarla, indebolirla, e vediamo un po' di fare qualcosa di interessante. Questo coso non ha capito niente, questa rosa non ha capito proprio niente sinceramente. Pensava di potermi uccidere, ma veramente, veramente. Attenzione, abbiamo di nuovo questa Nita che ci sta ammazzando. E che cacchio, ci stanno tutti ammazzando. No, ricarichiamo la vita. Guardali, si sono scontrati. No, sei di vita, ma che fortuna, non ci posso credere, sono ancora vivo, ero rimasto con 6 di vita, gli stessi punti di vita che lascio alle casse. Ma non ci credo, ma no, alla fine ha avuto la meglio questa Nita. Mamma mia, è stata veramente una battaglia intensa e mi sono divertito tantissimo. E però siamo arrivati anche terzi. Ultima sopravvivenza, questa volta ce la facciamo tipo con Beryl e poi finalmente ci apriamo tutte le casse. Tutte le casse che volevo aprirmi finalmente me le posso aprire. Oh, che bello. È sempre la parte più bella del video, perché tutte le volte sono contentissimo di aprire le casse e tutte le volte spero sempre di trovare qualche bellissimo brawler. Ma visto che li abbiamo trovati tutti, spero sempre di trovarmi qualche bellissimo leggendario. Io continuo a seguire tipo il bordo perché voglio vedermi di aprire tutte le casse, perché c'è molta gente che lascia le casse nei dintorni e quindi potrei trovarmi delle casse gratuite. Oh, guarda qua, c'è tipo una Nita. Che cosa vuole fare questa Nita? Cioè, tipo, se li andiamo addosso, mi sa che la uccidiamo. Vediamo. No, dovevo avvicinarmi un po' di più. Se la facevo rimbalzare, non
non sprecavo così tanta vita. Comunque l'importante è averla comunque uccisa. Adesso qua non so che cosa fare. Qua questi due sicuramente proveranno a prendersi quel power up. Io faccio finta di non riuscire a attraversare il fiume, ma sapete che con la mia ulti posso attraversarlo quel fiume, e quindi posso prendermi questo bellissimo power up. E ciao, mamma mia. Allora facciamo una cosa, avviciniamoci a questa principessa e uccidiamola. No, perfetto, ho usato la ulti perché tipo si è spaventata tantissimo, e quindi a noi va benissimo così, perché ci siamo presi anche il power up, e tanto la ulti a noi ci si ricarica di continuo, e quindi va bene anche tipo sprecarla in questo modo. E però il problema adesso è questo corvo tipo ci distrugge. Scappiamo via 2 secondi, ricarichiamoci la vita e poi gli andiamo addosso con la ulti. Vediamo cosa facciamo. Sì, perfetto. C'era il rischio che potessi usare la ulti, perché il corvo aveva la ulti, quindi poteva saltarmi sopra o tipo saltare via e poi uccidermi benissimo, ma ho avuto la fortuna di farlo rimbalzare, e quindi sapevo che non poteva fare niente. Siamo rimasti uno contro uno, io gli vado addosso subito, così la facciamo finita, perché questo mi può uccidere, e infatti mi ha ucciso, lo sapevo che con quella ulti poteva uccidermi in 2 secondi, e ha avuto la fortuna di rimanere con 300 di vita, mamma mia che sfortuna. Niente, adesso finalmente ci apriamo le casse che abbiamo raccolto per questo episodio, boom, vediamo di aprirci più casse possibili e vediamo se abbiamo fortuna nel trovare qualche brawler. Abbiamo trovato, non ci credo, abbiamo trovato 3 gemme, abbiamo 60 gemme, fantastico, quasi quasi mi apro anche la mega cassa o la tengo per il prossimo episodio, sarebbe veramente una cosa fantastica. Infatti potrei aprirmi la mega cassa, interessante. Abbiamo 63 gemme, abbiamo trovato tante gemme, e quasi quasi mi shoppo nel prossimo episodio questa mega cassa, perché devo aprirmi più casse possibili per aumentare la possibilità di trovare un leggendario. Sapete, trovare un leggendario non shoppando è una cosa impossibile, quindi più casse apro meglio è, e quindi quasi 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 l'apro nel prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ciao.